caviglie gonfie, cause e rimedi. Le cause delle caviglie gonfie sono molteplici, nonostante ciò è possibile combattere e curare questo disturbo. Tra le tante cause, l'edema, termine medico per indicare questo problema, è dovuto ad una cattiva circolazione, ad una ritenzione di liquidi, a posture scorrette o alla gravidanza. Continuate a leggere questo articolo per saperne di più. Perché si gonfiano le caviglie? Dopo una giornata lunga ed estenuante, è probabile che le vostre caviglie non siano nelle stesse condizioni in cui sono quando vi svegliate al mattino. Se avete passato molte ore davanti al computer per motivi di lavoro, se siete tornati da un viaggio lungo oppure avete tenuto le gambe ferme nella stessa posizione per molto tempo, è possibile che le vostre caviglie risentano di tutto questo. Se non camminate o correte, i muscoli e le valvole della zona si contraggono e non si rilassano, quindi il sangue non può percorrere correttamente il suo cammino verso il cuore, ma compie un movimento molto più lento. Si tratta di un problema molto comune per le persone anziane o in sovrappeso perché il cuore non ha forza sufficiente per pulsare il sangue con maggior velocità. Di conseguenza, nella zona delle caviglie il sangue non circola come dovrebbe e la pressione aumenta. Le valvole non si chiudono correttamente e cedono, il sangue ristagna e si accumula nelle vene che si stirano per contenere più liquido. Altri fattori di rischio legati all'infiammazione delle caviglie sono: il fumo, il colesterolo, il peso del corpo in eccesso che ricade sulle caviglie, la gotta, il diabete, l'ipertensione, i problemi ai reni, la gravidanza, l'uso di anticoncezionali, alcuni farmaci. Durante una visita, i medici, oltre a tenere in considerazione queste cause frequenti, cercano di individuare altri fattori che possono portare all'infiammazione delle caviglie, come per esempio: un cattivo funzionamento di organi quali intestino o i reni, una dieta con una grande quantità di grassi, vene deboli che non consentono un corretto flusso sanguigno, un'ostruzione dei linfonodi, malnutrizione, depressione e altri disturbi emotivi. Come evitare che si gonfino le caviglie? Muovere le gambe ogni ora, se il vostro lavoro vi costringe a rimanere seduti tutto il giorno davanti alla scrivania, alzatevi ogni una o due ore e fate un giro dell'ufficio. In questo modo si riattiverà il flusso sanguigno delle gambe. Se solitamente viaggiate molto e vi trovate ad essere seduti in una posizione scomoda, fate la stessa cosa, ovvero alzatevi per andare alla toilette, fermatevi per qualche istante, stirate le gambe. Fare delle brevi camminate ogni giorno fa veramente molto bene alla salute perché evita la formazione di coaguli di sangue. Perdere peso, avere qualche chilo di troppo non è un problema, ma se dovessero essere dannosi per la salute, allora è necessario cominciare una dieta. Ricordate che l'obesità altera il funzionamento del cuore e degli organi. Inoltre, può sottoporre le gambe ad uno stress eccessivo e provocare il gonfiore alle caviglie. Perdendo peso, ridurrete anche l'infiammazione nelle parti inferiori del corpo che non tratterranno più liquidi. Consumare poco sale, troppo sodio nella dieta quotidiana causa problemi ai tessuti delle caviglie e dei piedi. Se ne diminuite il consumo, ridurrete anche la ritenzione di liquidi. Questo significa anche che dovete abbandonare i prodotti in scatola o processati perché, solitamente, contengono una grande quantità di sale. Optate per il sale marino o quello a basso contenuto di sodio. Cambiare i farmaci, tra gli effetti collaterali, alcuni farmaci possono causare l'infiammazione delle caviglie, delle gambe e dei piedi.
Chiedete al vostro medico se i farmaci che vi ha prescritto possono avere questo effetto e se può sostituirli con altri che non provochino il gonfiore delle parti inferiori del corpo. Nel caso in cui assumiate farmaci da banco, cioè senza obbligo di ricetta, leggete attentamente il foglietto illustrativo soprattutto per quanto riguarda gli effetti indesiderati. Fare esercizio fisico, l'attività fisica permette di migliorare la circolazione, il sangue, quindi, scorre correttamente per tutto il corpo ed arriva al cuore senza problemi. Potete decidere di andare in bicicletta, camminare o fare jogging ogni giorno o almeno 3 volte alla settimana. Sono sufficienti sessioni da 20 minuti per cominciare, poi potete aumentare il tempo. Sollevare i piedi prima di andare a dormire. Quando tornate a casa da lavoro e vi mettete a guardare la televisione, sollevate le gambe aiutandovi con uno o più cuscini. Se volete, potete anche appoggiare i piedi contro il muro o un mobile e mantenere questa posizione per alcuni minuti. Questo esercizio consentirà al sangue di scendere e di non accumularsi nelle caviglie. Sicuramente avvertirete una sensazione di solletico o formicolio. Se vi dovesse far male, abbassate le gambe e ripetete l'esercizio dopo qualche minuto. Bere tanta acqua durante il giorno, in questo modo, eviterete la ritenzione di liquidi. Durante l'inverno si dovrebbero bere circa 2 litri di liquidi al giorno, in estate alcuni medici consigliano di berne 3 litri. Rivolgetevi ad uno specialista per sapere la giusta dose che vi è consentito bere anche in base alla vostra età. Indossare scarpe comode, possibilmente non devono essere troppo strette o aderenti, se sono scarpe con i lacci, non devono essere allacciate troppo strette. Se potete stare scalzi per un po' di tempo, approfittatene, anche durante la pausa pranzo. Fare pediluvi con acqua fredda, riempite un recipiente con acqua del rubinetto fredda ed immergetevi i piedi fino a che l'acqua superi le caviglie. Lasciate i piedi in ammollo qualche minuto e noterete come la sensazione di gonfiore diminuisca poco a poco. Usare calze ortopediche, in caso di infiammazione cronica. I medici prescrivono questo trattamento che consiste nell'indossare calze elastiche che esercitano una pressione sui piedi, sulle caviglie e sui polpacci. I vasi sanguigni si dilatano e il sangue torna correttamente al cuore. Bere bevande diuretiche, gli infusi a base di erbe diuretiche permettono di eliminare le tossine attraverso l'urina. Tra le piante o erbe più utilizzate ricordiamo l'equiseto, il Cyclolepis genistoides, o bastone blu, e l'uva. Anche una dieta depurativa è un'ottima soluzione. Immagini per gentile concessione di Caesandra Seawell, Van der Ingeire, Andy Due Boitz, Suera Beaux, Elf Boy Y Sanar.